superbike targata, spigolosa, estrema e futuristica nell'aspetto, design all'avanguardia, forse troppo agli occhi di molti motociclisti. Eppure la nuova KTM RC8 è una di quelle moto che si ricordano e si vogliono osservare da vicino. Superbike, questa è la sua destinazione, il mondiale a breve. Per ora si cimenta alla grande nel mondiale stock e un metro dietro l'altro il suo sviluppo sta procedendo alla grande. KTM RC8, motore bicilindrico a V di 75 gradi, l'angolo tra i due cilindri è lo stesso che equipaggia tutta la gamma delle Maximoto, ma non è un'evoluzione del motore esistente, è un motore completamente nuovo. 4 valvole per cilindro, 1150 cm3 la cilindrata, che con ottime probabilità per le massime competizioni arriverà a quota 1200. La sfida del resto è importante, nel mirino la regina delle bicilindriche, Ducati ovviamente, perché come lei nessuna, le altre del resto sono tutte 4 cilindri. Prima presa di contatto con la super austriaca, dunque, circuito del Mugello, il teatro della prova, assetto standard la nostra scelta. Così è come esce dal concessionario, solo specchietti, frecce e targa sono rimaste a casa. La linea ne guadagna tantissimo, sembra ancora di più un oggetto di design prima che una moto da competizione. La base del resto è proprio questa. Dettagli sportivi molti, a partire dalla ciclistica. Il telaio in tubi d'acciaio al cromo molibdeno che abbraccia il motore fa sì che questo diventi elemento stressato e indispensabile per aumentare la rigidità strutturale. All'avantreno la forcella da 43 mm di diametro piuttosto verticale, l'angolo è di soli 23,3 gradi che accoglie anche le pinze monoblocco ad attacco radiale della Brembo che lavorano due dischi flottanti da 320 mm. Posteriormente il monoammortizzatore, sempre marchiato VP, è anch'esso pluriregolabile e vincolato al telaio tramite un articolato e moderno leveraggio. Chiude il cerchio il forcellone lungo, che definisce così l'interasse a quota 1430 mm, un valore che significa innanzitutto stabilità in curva e buona trazione in accelerazione. Il nuovo motore, del resto, è il fulcro del progetto. Le soluzioni adottate nelle competizioni nella MotoGP trovano una giusta applicazione anche nel bicilindrico austriaco. Il dato dichiarato è molto buono, 155 cavalli a 10.000 giri, coppia di 12 kg a 8.000 giri, che spingono con forza 184 kg ben oltre il muro dei 270 km/h effettivi rilevati sul lungo rettilineo del Mugello. Già proprio il Teatro Mondiale Toscano, pista tecnica, guidata, veloce, dove la ciclistica deve lavorare in perfetta simbiosi con il pilota, giù dalla Casanova Savelli, su nelle ripide salite dell'Arrabbiate, e il tempo viene fuori, ed è una moto di serie, e questo del resto è solo il primo step. Nella configurazione standard rileviamo le pedane posizionate un po' in basso, ma sono regolabili. La seduta e la relativa triangolazione è ottima, con manubrio e sella. Si sta comodi, eppure è una sportiva vera. Purtroppo è un filino troppo snello lo spazio dietro al serbatoio, che non offre particolari punti di attacco in staccata. Il movimento nelle curve è rapido e deciso. L'avantreno traccia linee precise e segue l'idea del pilota senza sbavature. Peccato solo che il motore vibri forte, soprattutto ai regimi più alti, e il tutto sia percepibile soprattutto al manubrio. E il cambio ha ancora un po' da migliorare, è duro negli innesti, comunque inferiore alle aspettative. Ultimo appunto, l'assenza della frizione antisaltellamento, ormai un must per le moto di questa categoria. Erogazione della potenza, intuitività e prestazioni sono un bel modo per lanciare il guanto della sfida alle concorrenti targate, anche alle 4 cilindri.
Il cronometro la promuove anche in un circuito tecnico come il Mugello. Senza difficoltà si raggiungono tempi buoni, 2 minuti e 0,7 è facilmente toccabile e sorpassabile senza particolari accorgimenti. Giro quindi da segnare, e tutto questo nell'ordine di idee di una moto super sportiva. Infine il prezzo, 16.250 euro, franco concessionario. Ve la consigliamo in bianco, senza nulla togliere al classico arancio, nell'attesa di una colorazione racing mondiale.